Ho sentito la sparatoria, ma... cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo e basta. Attenzione, nascondere o aiutare criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Di qua. Muoviti. Davvero? Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Questo tunnel, lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e... si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Che stai facendo? M'ammazzo il tempo.
Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Ci aspetta nel luogo di consegna.
Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così... E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Sali e vedi se il campo è libero. Un attimo, c'è una battuta. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori finalmente. Su di qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. That's it. Sono stanco di questa merda. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Che cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Tess, via. Via! Vai, vai, sbrigati! Soldati morti, ripeto, dietro di me. Presto. D'accordo, Ellie. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito. Ora, corri.